chiama un arresto cardiorespiratorio. Quello che succede è che il cuore, che normalmente pompa, il cuore pompa, quando andiamo in arresto cardiorespiratorio il cuore smette di pompare. Se il cuore smette di pompare, smette di circolare il sangue. Nel sangue sono contenuti diversi elementi, ma la cosa più importante è l'ossigeno. Nei primi minuti dopo l'arresto cardiorespiratorio, il sangue smette di circolare, smette di irrorare il cervello ed è lì che cominciano i guai. Quanto tempo abbiamo per intervenire in caso di arresto cardiorespiratorio? Avete un'idea? Pochi minuti. Pochi minuti. Il corso di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo precoce del defibrillatore è aperto a tutta la popolazione interessata e anche ai vari soccorritori aziendali delle ditte, diciamo, medio-grandi. Al termine di questo corso, il partecipante sarà in grado di valutare la sicurezza della scena e la gravità del paziente in arresto cardiocircolatorio, allarmare il numero d'emergenza corretto, che da noi è l'144, in modo tale che la catena sopravvivenza possa partire, intraprendere un massaggio cardiaco corretto ed efficace e infine, quando arriva un defibrillatore, essere in grado di utilizzarlo in maniera autonoma e corretta. Al termine del corso, il partecipante riceverà un certificato con una valenza internazionale, quindi sono linee guida riconosciute a livello internazionale. E volevo sottolineare che i formatori hanno un'esperienza nel settore, quindi sono o soccorritori diplomati o infermieri specializzati con vari anni di esperienza. Mi tiro su, vado a picco, quasi a voler cadere oltre, quasi ad andare dall'altra parte. Con le braccia in parallele. Sfrutto il mio peso. Sfrutto il mio peso, braccio tesissima, sfrutto il mio peso e poi posso partire. E riesco a fare questo. Guardate un po' se io arretro di qualche centimetro. Non riesco più, ma veramente non riesco. La postura è tutto. Così sopra, veramente un torpedo. Pam, 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 pam. Così. Senza saltellare sul torace. L'auspicio è che anche le altre aziende del Canton Ticino, come l'Audemars di Cadempino, mandano i propri collaboratori a fare questi corsi, perché non solo servono nella vita, diciamo, professionale, ma anche nella vita privata di tutti i giorni. Quindi sapere cosa fare in questi casi, come già detto, può letteralmente salvare una vita. Pochi gesti, ma fatti bene, possono salvare una vita. L'Audemars di Cadempino ha 85 dipendenti, di cui circa il 10% è formato per un primo intervento. Nel 2018 abbiamo iniziato un progetto denominato Sicurezza e per questo motivo un tassello di questo progetto era proprio andare a formare delle persone per il primo intervento e qui nel 2019 abbiamo fatto un primo corso di rianimazione cardiopolmonare per poter utilizzare il DAE. Oggi abbiamo fatto la prima parte del corso IAS livello 1. L'azienda Audemars ha deciso di promuovere questo proprio perché ha individuato un'utilità per l'azienda e anche per le persone nell'ambito privato.